dedicata al gusto la 12ª edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, che approda sabato 31 ottobre in 50 città italiane. Cittadini e visitatori potranno camminare alla scoperta di luoghi e monumenti meno conosciuti delle più belle città d'arte del paese. Ogni percorso propone itinerari suggestivi che si concluderanno con la degustazione di prodotti della tradizione enogastronomica italiana. La presentazione dell'evento questa mattina in sala giunta con gli assessori al turismo del Comune di Napoli Nino Daniele e Sonia Pallai del Comune di Siena, che è città capofila dell'evento. Quest'anno un record di partecipazione di città dal nord al sud d'Italia, 50 città aderenti, dal comune di Favignana, Bologna, Napoli, a comuni più piccolini, quindi una grande partecipazione. Il tema di quest'anno che abbiamo scelto a livello nazionale è stato il tema di Expo, quindi nutrire il pianeta, energia per la vita. Ogni città, ogni comune ha creato itinerari legati al cibo, il cibo nell'arte, per valorizzare quelli che sono i nostri patrimoni più importanti, quindi il patrimonio dell'arte, il patrimonio dell'agroalimentare e dei nostri borghi. Da San Martino a Spaccanapoli, attraverso la Pedamentina e lo Scalone di Montesanto, e da Via Foria lungo il Moiariello fino a Capodimonte, a Napoli sono due i percorsi guidati per riscoprire la città attraverso scorci insoliti e panorami mozzafiato. Un'esperienza adatta a tutte le età, che fa bene al fisico e alla mente e coniuga sport, arte, cultura e sapori. Abbiamo in questa occasione, grazie all'aiuto di tante associazioni di volontariato, reso meglio transitabili e fruibili due importanti scale, due importanti percorsi della nostra città, quindi dando un senso anche vero, concreto al trekking urbano. E quindi direi che in questo caso la salute del corpo e la salute dello spirito possono andare benissimo insieme e innanzitutto spero una grande riscoperta anche da parte dei nostri concittadini.